Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sul fronte di Donetsk ho visto armi a lunga distanza, artiglierie, carri armati che sparano a lunga distanza, e io ho visto due lince. I russi hanno iniziato la caccia alle armi mandate dall'Occidente all'esercito ucraino, come ce lo spiega l'inviato di guerra Lorenzo Cremonesi, che l'ha documentato sul campo. I droni vengono usati per sorvolare le aree anche a bassa quota e segnalare alle artiglierie a terra le posizioni nemiche. Quindi è chiaro che quando c'è un drone va abbattuto subito, sono delle spie. A spiegarci di che armi stiamo parlando è Gianandrea Gaiani, direttore di analisidifesa.it. Nelle prossime settimane i russi cercheranno di impedire che arrivino in prima linea i lanciarazzi multipli, no? Gli HIMARS e gli M270 forniti da britannici e statunitensi. Sono già arrivati le artiglierie, i cannoni da 155 mm, gli obici, quelli americani, ma anche quelli forniti da altri paesi, anche dall'Italia. E siamo alla vigilia della terza fase, quella in cui almeno gli anglo-americani forniranno dei sistemi lanciarazzi. In che fase della guerra siamo entrati? Gli ucraini hanno un, specialmente il presidente Zelensky, hanno un doppio linguaggio. Uno è rivolto agli occidentali, è un linguaggio di richiesta di aiuto dove enfatizzano le loro perdite al loro pubblico interno. Zelensky però continua a dire che noi vinceremo, siamo più forti. Loro non hanno armi pesanti, o ne hanno molto poche, non bastano. E certamente se noi gliele dessimo, questa guerra avrebbe tutto un altro corso. La gara che è in corso è quella in cui l'Occidente cerca di, gli ucraini, di nascondere meglio che possono le armi che arrivano per poterle poi far affluire sui fronti del Donbass o su altri fronti, e i russi cercano di individuarle il prima possibile per distruggerle prima che arrivino in prima linea o per ritardarne la consegna.